portati sulle Dolomiti e per la precisione ci ha portati a Canazei. Da Canazei siamo arrivati a 2950 metri sulla terrazza delle Dolomiti. Siamo all'interno della cucina di questa terrazza dove si preparano un sacco di piatti della tradizione fassana e non solo, perché insomma si cucinano tanti altri piatti. Siamo qui con lo chef Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao. Fai un saluto a tutti gli amici di Betti di Gusto. Fianco a Giovanni c'è Arianna che veste un abito tradizionale fassano, dico bene? Sì. Che cosa siamo pronti a gustare? Oggi prepareremo una crema di patate con dello speck croccante e della ricotta funicata. Allora, abbiamo le patate, lo speck, la ricotta funicata, il porro, la cipolla, la panna, prezzemolo, sale e olio. Iniziamo con tagliare la cipolla al porro, abbastanza finemente. Aggiungiamo un po' d'olio di panna. Lo sa soffriggere bene, insomma. E mentre stanno tagliando le patate. Caspita, che profumo! Il profumo del soffritto credo sia uno dei profumi più buoni che esistono. Allora, possiamo aggiungere le patate e poi andiamo ad aggiungere dell'acqua fino a ricoprirlo. Poi aggiungiamo un po' di sale e lasciamo cuocere 40 minuti, 45 minuti. Andiamo a preparare lo speck croccante, quindi prendiamo lo speck e lo andiamo a tagliare la giuglielle. Mettiamo lo speck e aspettiamo. Ma senza olio? Lo fai rosolare senza olio? Sì, perché si scioglie il grasso dello speck e quindi non è bisogno di olio, il grasso si riprende ulteriormente. Quindi devi tornare a bollire questo? Sì. Ok. Fulliamo la nostra carne di patate. Mentre fulliamo ci aggiungiamo un po' di panna. E adesso sarà il momento dell'impiattamento. Quindi è finito? Già fatto tutto. Ok, visto che sono il privilegiato che avrà la fortuna di assaggiare, mi vado a sedere al tavolo, ok? Ci vediamo dopo. Prendiamo la nostra zuppa, mettiamo nel piatto, ci adagiamo un po' di speck, una grattugiata di ricotta funicata, un po' di prezzemolo e il piatto è pronto. Il pranzo sulla terrazza delle Dolomiti, il vino che abbiamo scelto, che è un vino grigio che si adegua molto bene a questo piatto di montagna, che è un vino trentino, classico trentino della Vallagarina, e che noi generalmente proponiamo in una giornata che per noi è molto particolare e speciale, che è la giornata del top wine. Adesso sono pronto ad assaporare uno dei vostri piatti della tradizione. Quindi... Esatto, ecco che arriva. Grazie Arianna. Allora assaggio. Ma che spettacolo! Betti di Gusto sulla terrazza delle Dolomiti, qui con Canazei a pochi passi.